Buonasera dal TG3, tensione e paura questo pomeriggio nel centro di Roma. I movimenti contro la precarietà e l'austerity per il diritto alla casa sono tornati in piazza in una manifestazione annunciata, ma il corteo dapprima pacifico è degenerato quando una parte dei manifestanti con il volto coperto e i caschi in testa si è staccata all'altezza della sede di alcuni ministeri. Ha cominciato un lancio di oggetti, fumogeni, petardi, infine gli scontri, le cariche della polizia. 5 gli arresti, più di 20 i feriti fra manifestanti e agenti delle forze dell'ordine. Il più grave è un uomo di 47 anni che ha riportato gravi lesioni ad una mano a causa dello scoppio di un petardo. Sentiamo Francesca Sancin. Adesso devi prendersi tutto, devi prendersi le case, devi prendersi un lavoro dignitoso, di avere il diritto a lavorare meno, ma a lavorare tutti. Un'onda umana, migliaia, arrivano da tutta Italia, movimenti per la casa, no muos, no tav, disoccupati, centri sociali, un puzzle, un collage di bisogni diversi. I comuni che si tengono le case per aumentare gli affitti dei privati. Quindi casa, primo punto dell'emergenza. Il primo punto dell'emergenza è il lavoro, il secondo punto dell'emergenza. Notav è il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Che è l'unica grande opera che vogliamo, è casa, reddito, dignità per tutti e tutte. Piazza di Porta Pia, l'ombelico di questo pezzo di paese unito dalla protesta, qui la partenza e l'arrivo del corteo che attraversa un centro blindato. Lanci di uova e bottiglie davanti al Ministero dell'Economia. Poi più avanti sale ancora la tensione, via Veneto, il Ministero del Lavoro. Volti coperti, lancio di oggetti, bombe carta nell'aria. Poi la carica della polizia. Alla fine i feriti sono una trentina, uno è grave, 6 le persone fermate. La tensione si scioglie solo in tardo pomeriggio quando il resto del corteo torna a Porta Pia e in tanti resteranno qui a dormire per lunedì mattina, appuntamento per l'assemblea.